Goya ha una vita lunghissima, piena di azione, di sentimento, di passioni, di amore per la vita, per l'esistenza, per i sapori forti. Neanche il migliore romanziere avrebbe potuto inventare l'indirizzo della strada di Madrid in cui Goya ha abitato per 25 anni. Calle del desengaño, il disinganno, il disincanto, il guardare alla vita con degli occhi lucidi, puri, nitidi. Noi possiamo seguire anche l'evoluzione fisica di Goya attraverso una serie di autoritratti che si dislocano in diversi decenni. Uno di questi, forse il più divertente, ci mostra Goya davanti al cavalletto con un curioso cappello in testa. Non è un cilindro da festa, ma un copricapo su cui Goya infilzava delle candele per poter lavorare alla pittura anche quando veniva buio.